Questa è una sala Dolby Atmos, quindi abbiamo 7 canali sulla parte bassa, 4 sulla parte alta, più altri 4 sub, quindi 7.4.4. Roberto di Balance Italy adesso vi illustrerà nel dettaglio sia le elettroniche che i diffusori. Gianluca invece di HD Blog vi intratterrà con tutte clip sia musicali che video e vi illustrerà un po' come ascoltare il tutto. Buon divertimento. Grazie a tutti, buongiorno, sono Roberto Pedrazzini di Balance Italy e vi presento alcune novità che ascolteremo in questa sessione. Partendo dal nuovo preamplificatore top di gamma di Marantz, la V10, che è una macchina inedita, è una macchina 15.4 canali, per cui in grado di gestire 4 subwoofer indipendenti, oltre che i 15 canali tradizionali. Suo naturale compagno di lezione è l'Amp 10, che è un finale multicanale da 16 canali, con 200 watt per canale su 8 ohm per ogni singolo canale, 400 watt per canale laddove utilizzassimo un diffusore da 4 ohm. I diffusori principali di questo sistema sono Bowers & Wilkins, la nuova serie 700S3, che è un salto quantico rispetto alla precedente S2, in quanto tutta la tecnologia dei driver utilizzati su questo diffusore, le scelte tecnologiche per il cabinet, del crossover, insomma quant'altro fa riferimento a questo prodotto è strettamente derivato dalla serie top di gamma, cioè la serie 800. Abbiamo un diffusore da pavimento che è la 703S3 come canale principale, l'HTM71 che è il nuovo canale centrale della serie 700. Come canali laterali abbiamo utilizzato una coppia di diffusori da pavimento 704S3 in una collocazione atipica, perché li abbiamo sollevati di 50 cm dal pavimento per garantire un'uniformità di distribuzione del suono più favorevole alla moltitudine di sedute che ci sono in questa sala. La stessa scelta inedita è stata fatta per i due canali back surround, dove abbiamo utilizzato la 706S3 a testa in giù, appesa all'americana, proprio per dare a tutti l'opportunità di avere una esperienza d'ascolto la più uniforme possibile. Se guardate verso l'alto troverete a cielo montati 4 diffusori Dolby Atmos e in questo caso abbiamo utilizzato l'AM1 della Bowers & Wilkins, che è un prodotto che si presta anche a questo tipo di impiego. E per finire, proprio perché la macchina AV10 gestisce 4 sub indipendenti, abbiamo in questa sala 4 subwoofer. I subwoofer sono dell'azienda americana Definitive Technology. Abbiamo per il fronte anteriore una coppia di DN12 che sono subwoofer con driver attivo da 12 pollici, due driver passivi da 12 pollici, un DSP da 56 bit e 1500 watt di amplificazione cada uno. E per la parte posteriore abbiamo i loro fratellini più piccoli, che sono i DN8, che in un cubetto da 30 cm per lato racchiudono un driver attivo da 20 cm, due driver passivi da 20 cm, sempre lo stesso motore DSP e 500 watt di amplificazione. Questo è il sistema che andrete ad ascoltare. Indicazioni sui costi: il nuovo preamplificatore e il nuovo finale di Marantz costano al pubblico 7.000 euro cada uno, il diffusore principale costa 5.000 euro la coppia, il diffusore centrale costa 2.200 euro, i laterali 3.500, i back surround 2.000 euro e i canali utilizzati per il Dolby Atmos 490 euro cada uno. I 4 subwoofer hanno un listino spropositato e di conseguenza non mi sento di darvi questo tipo di indicazione. Alla fine. Lascio la parola a Gianluca per descrivervi la parte video. Benvenuti anche da parte mia, buona domenica, io sono Gianluca Riferice di HD Blog, ospite anch'io di Garman. Vi illustro velocemente la parte video, anche se non è l'obiettivo di oggi, diciamo la parte del videoproiettore, visto che l'abbiamo già presentato in altre occasioni, ma vogliamo proprio coinvolgervi soprattutto con la parte audio, però ovviamente ci serviva anche il video. Abbiamo portato qua il top di gamma della serie XW che è uscita l'anno scorso di Sony, proiettori laser, matrici nuove, risoluzione 4K, processore nuovo, una potenza luminosa abbastanza importante in ambito home theater, fa 3200 lumen,
per farvi capire, per darvi un ordine di grandezza, qui siamo su uno schermo da poco meno di 3 metri di base, in 16 noni, 2,90 m per la precisione, e stiamo usando la potenza del laser al 30% in questo momento, con anche le luci accese. Quindi, giusto per darvi un'idea, questo è un proiettore che potete utilizzare tranquillamente con schermi fino a 4 metri, 4 metri e mezzo di base, se la cava agevolmente. Qui, anzi, in questo contesto è anche abbastanza sacrificato a causa dell'ambiente, che è molto riflettivo, parete soffitto piuttosto basso, bianco, pareti bianche, insomma una condizione assolutamente non ideale per un videoproiettore di questo lignaggio.